Gloria al Signore, pace di Gesù Cristo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, vi saluto nell'amore del nostro Dio, alleluia. Vogliamo ancora condividere una parola da parte del Signore, un breve pensiero, una breve riflessione, ma che per certo sarà di aiuto, sarà di incoraggiamento, di stimolo per la nostra vita spirituale. Vi invito ad aprire nel libro degli Atti, capitolo 6, dal verso 8, leggeremo tre versi. Atti degli Apostoli, capitolo 6, verso 8. Così dice la parola del Signore. Padre, parlaci, illuminaci, Signore, fortificaci con la tua parola, Signore, che ogni pensiero malvagio, negativo, contrario, carnale vada via nel nome di Gesù e che la tua parola, Signore, faccia veramente una grande opera nei nostri cuori per la tua gloria, nel cuore, nella mente, nell'anima dei miei fratelli, delle mie sorelle. Libera chi c'è da liberare, Signore, guarisci chi ha bisogno di una guarigione e metti la tua mano potente su di noi e guidaci nelle tue vie, Padre. Te lo chiediamo, Dio onnipotente, per la gloria del tuo nome, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Dice così, Atti 6, verso 8. Amen. Ora Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei cirenei, degli alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia si alzarono per disputare con Stefano, ma non potevano resistere, alleluia, alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Amen, gloria al Signore. Quanto bisogno che abbiamo, fratelli, anche noi, amen, di vivere queste esperienze spirituali come i primi cristiani, i primi credenti, i primi discepoli vissero. Amen. Qui Stefano, che era un uomo come te, come me, che siamo soggetti a tante debolezze, siamo soggetti a tante battaglie, a tante prove, a tante avversità. Stefano era un uomo come noi, un uomo con le medesime imperfezioni. Eppure qui la parola di Dio ci dice che Stefano era ripieno di fede e di potenza. Fratelli, quanto bisogno che abbiamo anche noi di essere ripieni di fede e di potenza. Queste sono due caratteristiche che non possono mancare, non possono venir meno nella vita di ogni cristiano, di ogni uomo che vuole seguire Cristo, di ogni donna che vuole fare la volontà di Cristo. Stefano era ripieno di fede e di potenza. Fratelli, prestate attenzione, prima dice fede e poi potenza. Perché tu non puoi essere pieno della potenza di Dio se tu non hai la fede. Amen. Stefano era prima di tutto ripieno di fede e poi era ripieno di potenza. Fratelli, la fede è necessaria, non può mancare. La fede, fratelli, è un requisito essenziale per poter fare la volontà di Dio. Amen, poiché senza la fede è impossibile piacergli, ma la vera fede va al di là di un credere nel Signore Gesù Cristo, come tanti dicono io credo. La fede è molto di più di credere solamente o di dire io credo. La vera fede, fratelli, ci parla di fedeltà. La vera fede ci parla di ubbidienza. Alleluia, Signore, aiutami
Aiutaci, Padre, a essere uomini fedeli, uomini ubbidienti. La vera fede ci parla di comunione con Dio. Tu non puoi dire di avere fede se non vivi in comunione con Dio, se non vivi, alleluia, una vita di ubbidienza, una vita di consacrazione. La fede, fratelli, ci parla di tutto ciò, non solo di un credere, così come tanti dicono, io credo, ma la vera fede ci parla di consacrazione, amen, di ubbidienza, di comunione. La vera fede, alleluia, ci parla di fedeltà, alleluia, di ubbidire alla parola del Signore. Stefano era ripieno di fede, cioè Stefano era un uomo consacrato, Stefano era un uomo che viveva in comunione con Dio. Fratelli, perché la vera fede cresce quando noi viviamo in comunione con Dio. E Stefano era ripieno di fede. E se anche tu oggi e io oggi vogliamo essere ripieni di fede, dobbiamo vivere una vita consacrata. Dobbiamo leggere la parola di Dio. Dobbiamo studiare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, perché la fede viene dalla parola di Dio. Stefano era ripieno di fede perché Stefano, alleluia, ascoltava la parola di Dio. Stefano sicuramente leggeva la parola di Dio. Stefano meditava la parola di Dio. Stefano si fortificava nella parola di Dio. Stefano si consacrava al Signore e Stefano voleva ubbidire al Signore. Era un uomo che cercava di ubbidire al Signore, si consacrava, viveva in comunione con Lui. Tu non puoi dire di avere fede se non ti consacri. Io non posso dire di avere fede in Cristo se vivo ancora nel mondo, nella carne, nelle concupiscenze, nelle cose di questo mondo, nei piaceri di questo mondo. Fratelli, la vera fede ci porta alla consacrazione, alla comunione con Dio, all'ubbidienza, alleluia, e al vivere in contatto con la parola. Stefano era ripieno di fede. E se noi vogliamo essere uomini, donne ripieni di fede, noi dobbiamo vivere nella parola. Amen. Meditare la parola, studiare la parola, fratelli, e che Dio ci aiuti anche noi oggi, perché stiamo vivendo tempi difficili. Stiamo vivendo in un tempo in cui, fratelli, a volte perdiamo tanto tempo, a volte sembra che il tempo viene a mancare, a volte siamo, tra virgolette, influenzati dal sistema di questo mondo, dallo stress. Tutti vanno di fretta, non c'è più tempo per niente. Fratelli, ma noi dobbiamo trovare il tempo di meditare la parola di Dio. Fratello, sorella, trova il tempo per leggere la parola di Dio. Alleluia, per meditare la parola di Dio. Beato l'uomo che giorno e notte medita la parola del Signore, il cui diletto è nella parola del Signore. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, ma la cui delizia, il cui diletto è nella legge del Signore, e sulla sua legge medita giorno e notte. Ecco perché Stefano, alleluia, era un uomo ripieno di fede, perché lui meditava la parola, leggeva la parola, ascoltava la parola, alleluia, si cibava della parola, gloria a Dio, studiava la parola. E anche noi dobbiamo meditare la parola, dedicare del tempo alla parola, fratelli e sorelle. Solo così possiamo essere uomini ripieni di fede e allo stesso tempo uomini ripieni di potenza. Stefano era ripieno di fede e di potenza. La potenza, fratelli, ci parla della presenza, dell'unzione dello Spirito Santo. Vuoi essere ripieno di potenza?
Alleluia, consacrati, medita la parola, leggi la parola, ubbidisci al Signore, vivi una vita di ubbidienza, una vita di consacrazione, una vita in comunione con la parola di Dio. Allora sarai ripieno di potenza. E se tu sarai ripieno di potenza, alleluia, nessuno ti potrà fermare. Potranno arrivare le prove, le difficoltà, le opposizioni, come qui Stefano era contrastato dai nemici dell'Evangelo, da uomini malvagi, uomini carnali, uomini che volevano opporsi alla fede, che disputavano contro di lui, ma non lo potevano resistere, perché Stefano era ripieno di fede. Viveva in comunione col Signore, era ripieno della potenza di Dio. E allora non potevano resistere alla sapienza che era in lui, perché quando tu vivi in comunione con il Signore, quando tu ti consacri al Signore, sarai ripieno di sapienza. Dio ti darà sapienza, una sapienza che viene dall'alto, una sapienza che viene dal cielo, una sapienza che non è umana, una sapienza che è divina e celeste, soprannaturale. Alleluia! E dice la Bibbia che l'uomo saggio è forte. Proverbi 24. L'uomo saggio è forte. E l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza. Stefano era pieno di potenza perché Stefano conosceva la parola di Dio. Stefano conosceva il Signore, perseverava nella comunione con il Signore, viveva una vita consacrata, meditava le parole di Dio, pregava, alleluia, si consacrava giorno per giorno. E oggi quanto bisogno che abbiamo noi di questo, fratelli. Non perdiamo tempo, non facciamoci distrarre. È vero che a volte abbiamo tanti impegni nella nostra vita, ma noi dobbiamo vivere in comunione con colui che è la vera vita, lo Spirito Santo di Dio. Amen. È lui che ci dà la vita, è lui che ci dona la fede. E se tu vivi in comunione con lo Spirito Santo e con la parola di Dio, tu sarai pieno di fede, sarai pieno di potenza, sarai pieno della sapienza di Dio, alleluia, e nessuno ti potrà fermare, ma i tuoi nemici saranno svergognati, gli ostacoli saranno rimossi e andrai avanti nella perfetta volontà di Dio. Nessuno poteva resistere alla sapienza e allo spirito che guidava Stefano. E che Dio guidi anche noi, fratelli, in questi ultimi giorni. Dimoriamo nella sua presenza, dimoriamo nella sua parola, al di là delle difficoltà, al di là delle avversità, al di là delle prove. Dimoriamo, gloria a Dio, nello Spirito Santo, nella preghiera, nella parola, alleluia, e la nostra fede crescerà giorno per giorno, la comunione con il Signore, la potenza del Signore nelle nostre vite. Grazie Padre per la tua parola, Signore, per questo messaggio che ci hai dato, Signore. Aiutaci a vivere nella fede, nella fedeltà, nell'ubbidienza, nella consacrazione. Aiuta i miei fratelli, aiuta le mie sorelle, Signore, a cercarti giorno per giorno, a meditare la tua parola, a leggere la tua parola, ad ascoltare la tua parola, a serbare la tua parola nei nostri cuori, per non peccare contro di te, Signore. Dacci quella divina potenza, quella divina sapienza, per andare avanti, Signore. Alleluia, riempici del tuo spirito, della tua presenza, della tua unzione, della tua grazia, della tua luce. Signore, facci essere uomini ripieni di fede, uomini pieni di potenza. Signore, aiutaci a camminare nello spirito
Spirito Santo. Signore, benedice ogni fratello, ogni sorella che ascolterà questo messaggio lì in Italia, Signore, in ogni luogo d'Europa, del mondo, Signore, nel nord, nel sud, nell'est, nell'ovest. Rafforzaci per andare avanti nelle tue vie, per la tua gloria, Signore. Abbi pietà di noi, perché siamo negli ultimi tempi. Sostienici, incoraggiaci per la gloria di Gesù Cristo, il tuo amato figliuolo, il salvatore del mondo. Lavaci nel sangue di Gesù. Signore, stendi la tua mano sopra ogni fratello, ogni sorella, che l'ombra della tua mano, Signore, ci ricopra, ci rivesta. Alleluia, ci protegga. Padre d'amore, purificaci, lavaci e aiutaci a guardare solo a te, Signore. Alleluia, Gesù, ti amiamo, ti ringraziamo. A te, Padre d'amore, tutta la gloria. A te tutta la lode, il ringraziamento, Padre, che la tua pace, che la tua grazia, la tua presenza rimanga con tutti noi. Ti ringrazio, mio Dio, nel nome potente di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, amen, gloria a Dio.